cittadini, amici e compagni, e con questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Vi leggo innanzitutto una lettera che ci ha scritto il vicepresidente dell'antiprovinciale, onorevole Forni, che non può partecipare per ragioni di salute, è invalidato a casa. Dice: cari amici dell'Ampi, una difficile degenza ospedaliera mi costringe a non intervenire alle celebrazioni di sabato 6 ottobre che vogliono ricordare la gloriosa battaglia di Lenno e ripristinare con legittimo orgoglio la verità sulla fine del duce del fascismo con la posizione a Giulino di Mezzegra di una targa che con testo succinto fa giustizia di tante fandonie che sono state scritte per screditare realtà mai controverse. Si è voluto sminuire o svilire il ruolo della resistenza nella conquista per il nostro paese della libertà e della democrazia. È con orgoglio che l'Ampi ha conseguito questo scopo per dimostrare che anche a distanza di tempo la difesa e la lotta di chi con sacrificio ha operato per il bene vero dell'Italia, consentendo la possibilità di riscattare la propria dignità nel consesso dei popoli liberi e democratici. Nello squalificato dibattito odierno che non ha dignità di essere chiamato politico, l'Ampi Comasca vuole richiamare quei valori che soli possono ricostruire la nostra coscienza civile: moralità, senso del dovere, gratuità dell'impegno politico, laboriosità e spirito di sacrificio, che sono anche l'insegnamento dei nostri resistenti e dei nostri partigiani. Noi, con discorsi ed esempi alti e dignitosi, siamo in grado, senza pretese, di indicare la strada per salvare l'Italia dal malcostume, dall'ignoranza e dai discorsi inconcludenti. Oggi siamo certamente un punto di riferimento per quei giovani che hanno bisogno di lavoro, ma anche di dignità e speranza e che non trovano né in una scuola estremamente burocratizzata né nella società. Grazie per il vostro impegno, cari amici, sono con voi con tutto il cuore e con la mia passione democratica, purtroppo oggi non sostenuta dall'efficienza fisica. Siete un po' la mia famiglia e divido con voi le stesse ansie per un'Italia migliore. Con affetto, Luciano Forni. Andiamo avanti, un saluto. Diciamo che sui contenuti politici dell'Ampi si è soffermato fuori, per cui non mi ripeto ovviamente. Mi soffermo più sul problema di quello che ha detto Giulio di Mezzegra sulla storia di Mastrogiano. Oggi ci si scandalizza per un cartello che con poche parole racconta un fatto, mentre si tace se il comune del Lazio che si spendono 330.000 euro per costruire un sacrario in pure stile vittorio, a un criminale di guerra condannato a 18 anni di carcere, che non ha scontato grazie all'amnistia provocata dalla nuova e democratica Repubblica. Quando la notizia grande avrebbe posto questo pannello storico, per tutti voi, si sono scatenati tutta una serie di scelte storici che hanno risultato le solite zinche. Anna, vai là. Con la buona reazione di realtà che l'onorevole Alessandro Massoni. Vai là con la bandiera, dai. Tira l'alta. Sulini riferendosi al testo del pannello che è stato pubblicato sui giornali. Con queste parole si ammette che mio nonno è stato assassinato. Chi lo sostiene dovrebbe rispondere del concorso morale e omicidio. La verità è che non hanno niente da fare. Anziché pensare ai problemi seri del paese, pensano ancora a quanto accaduto nel 1945. Riferito a noi, ovviamente. Sono persone che hanno la testa voltata all'indietro. Ora, a questa gente noi vorremmo rispondere ai cosiddetti storici. Diciamo innanzitutto che lasciamo democraticamente liberi di masturbarsi il cervello con tutte le fantasie malate che ha. L'Ampi ha fin da allora dato una versione che ha conservato fino ad oggi e che ci sembra suffragata anche dai fatti. Qualche storico un po' più attento conferma questa versione anche dalle pagine dei giornali locali in questi ultimi tempi. A noi interessa in modo particolare sapere se a noi interessa sapere che un uomo responsabile di qualche milione di morti ammazzati, abissini, libici, etiopi, albanesi, greci e russi, per non parlare dei soldati italiani mandati colpevoli a morire su tutti i fronti, abbia pagato per le sue colpe. Si accusano i partigiani di aver eseguito una sentenza senza che nessun tribunale l'avesse emessa.
Vorremmo ricordare che il Comitato della Liberazione Nazionale Antitalia era stato riconosciuto anche dagli alleati, che era quindi in grado di prendere anche queste decisioni in assoluta legalità. A noi interessa che la gente, anche quella che pensa lui alla Claretta come vittima, Bertucci assassini che Mussolini, come tutti i dittatori, quando non possono più tenere la popolazione sotto scacco con l'uso del terrore, diventano, ma perché già lo erano, dei vigliacchi. Mussolini stava scappando travestito con la divisa di un paese straniero, con la propria amante, abbandonando non solo i suoi giannizzeri, ma anche la propria famiglia e i propri figli. Non era forse suo lo slogan Dio, Patria e Famiglia? Non sappiamo dove avesse messo dentro in quel momento, ma di sicuro sappiamo dove aveva messo la sua famiglia e la sua patria. Si è parlato tanto in questi anni dell'oro di Dongo. Nessuno ha mai saputo dove sia finito. Sappiamo invece con certezza chi cercava di contrabbandarlo all'estero dopo aver cercato agli italiani anche le fedi di matrimonio. Bel esempio di attaccamento alla patria. Alla signora Alessandra Mussolini vorremmo invece dire senza acrimonia che è vero, ha ragione. L'ANPI e gli antifascisti italiani guardano indietro, guardano ai padri costituenti che hanno fondato una nazione civile democratica proprio sull'antifascismo. Sta scritto nella Costituzione e visto che lei è parlamentare da tanti anni, grazie proprio a quella legge, potrebbe ogni tanto rileggerla la Costituzione. Poi vorremmo anche dire che se guardare avanti vuol dire guardare quei politici, lei compresa, che ci hanno portato sull'orlo del collasso, potremmo correre il rischio di suicidarci. E per finire vorremmo dire che bisogna stare molto attenti a dargli del proprio. Perché se è vero che l'ANPI guarda indietro i 67 anni, di lei che guarda indietro con nostalgia di 87, cosa dovremmo dire? A tutti coloro che si disperano e si scandalizzano per il mancato processo al Duce vorrei ricordare pochi avvenimenti. Solo questi che andrò ad elencare sono alcuni dei fatti più esecrabili di cui si sono resi complici. E oggi pomeriggio abbiamo il convegno all'RSI e loro a Lenno, alla biblioteca di Lenno, con il professor Vittorio Roncacci. Vi chiedo chi può di fermarsi a questo convegno perché parleremo della resistenza, parleremo di problemi che riguardano la resistenza. Allora, io mi rifaccio brevemente solo a quattro fatti, a quattro episodi, i più esecrabili che sono avvenuti in Italia. In ordine cronologico ve li do. Il 24 marzo del 44, e questa è la risposta a chi dice che Mussolini è stato ucciso senza processo, nessuno di queste persone che andiamo a citare, che sono 1500, 1700, solo quattro episodi, ha mai avuto un processo, quindi facciano il favore di stare almeno zitti. Massacro delle forze beatine, in seguito all'attentato di Via Rasella vengono fucilati 335 persone fra civili e militari, nessuno è stato processato, sono stati rastrellati a Roma, a caso, quindi non erano neanche prigionieri politici, ne hanno uccisi 335 in una volta sola. 10 agosto del 44, Milano, piazzale Loreto, che forse vale la pena di soffermarsi un attimo perché si lega poi al trasporto dalla salma di Mussolini e della Petaccia a piazzale Loreto. Per un fatto discutibile, forse nemmeno vero, un attentato a un camion della milizia fascista dove non muore nessuno, tra altre cose, vengono prelevati da San Vittore 15 partigiani. Vengono fucilati a piazzale Loreto dai militi del gruppo Overdan della regione Ettore Muti della Repubblica Sociale Italiana, Repubblichi. I loro cadaveri vengono lasciati imputridire per tutto un giorno sotto il sole d'agosto, impedendo anche ai familiari di avvicinarsi. Da qui poi la reazione che quando verrà fucilato Mussolini viene portato a piazzale Loreto sullo stesso piazzale dove furono lasciati l'anno prima questi partigiani fucilati. Per dirvi come sono andate le cose, il prefetto di Milano, che era chiaramente un fascista, scrive al Duce: il modo della fucilazione era stato quanto mai irregolare e contrario alle norme. I disgraziati non avevano neppure avuto l'assistenza del sacerdote, che non si nega neppure al più avvetto assassino. Alle mie rimostranze i comandanti nazisti hanno risposto tutti allo stesso modo. L'esecuzione era stata applicata nell'applicazione del bando del maresciallo Kesselring. L'impressione in città fu per paura fortissima, l'ostilità verso i tedeschi è molto aumentata. Vi sono stati anche scioperi parziali in alcuni stabilimenti, con le voci se ne prepariranno domani. Non vi nascondo che mi sento profondamente a disagio nella mia carica, già che il modo di procedere dei tedeschi è tale da rendere troppo difficile il compito di ogni autorità e determina una crescente avversione da parte della popolazione verso la Repubblica. Questo a Milano. 12 agosto del 44, forse la peggiore delle stragi, no, quella di Mazzavotto è ancora più grossa, Sant'Angelo di Stazzena.
La mattina del 12 agosto del 44 i tedeschi, accompagnati da militi fascisti, circondano il borgo. Pensando al rastrellamento, la maggior parte degli uomini ribarra nei boschi circostanti. Invece i tedeschi saccheggiano, bruciano, uccidono tutte le persone che vengono trovate, quasi tutte donne e bambini, compresi gli infanti. I morti saranno 393, nemmeno loro sono stati processati. 29 settembre, dal 29 settembre al 5 ottobre del 44, Marzabotto, Montessori. Durante un rastrellamento durante 7 giorni, le truppe naziste con la collaborazione dei fascisti fanno una strage. Uomini, donne e bambini saranno 770 morti. E la gente che ha commesso questi crimini vuole venirci a dire che non abbiamo processato Mussolini. Mussolini, oltre alla figura che ha fatto di vigliacco scappando, come tutti i dittatori, Saddam Hussein scappa, cioè non ce n'è uno che si salva. Non c'è uno, perché quando poi non hanno più l'esercito alle loro spalle che li sostiene sono dei vigliacchi, né più né meno, gente che si fa forte della forza degli altri. Questa è la ragione per cui abbiamo voluto mettere questo cartello, che non insulta nessuno, siete qui a leggerlo, voglio vedere chi avrà coraggio di dire che c'è scritto una sola parola contro qualcuno. Si ricorda solo un fatto storico, così come è avvenuto. Poi ripeto, se è avvenuto lì o 100 metri più su, la cosa non cambia. Grazie della vostra partecipazione. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellirai lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un...